Josquin des Prez e Nicola Antonio Porpora sono gli autori scelti dalla Fondazione Pietà dei Turchini per la nona edizione della Giornata Europea della Musica Antica. Ai due compositori sono stati dedicati concerti di domenica 21 marzo nella chiesa di Santa Caterina da Siena e offerti gratuitamente al pubblico in live streaming dalla Fondazione Napoletana. Una ricorrenza speciale, ha spiegato Federica Castaldo, direttore artistico della Fondazione, che non abbiamo voluto disertare nonostante le condizioni difficilissime nelle quali siamo costretti ad operare. Il primo appuntamento ha proposto Sublime Ingegno, in omaggio all'arte di Josquin des Prez, ai 500 anni dalla sua morte, proposto dall'ensemble De Labirinto, diretto da Walter Testolin, in un'esecuzione che si è arricchita per l'occasione della partecipazione dei tenori dell'ensemble in canto di Partenope. Del compositore franco-fiammingo des Prez sono stati eseguiti il Miserere Mei Deus, Agnus Dei, la Missa L'Homme Armé sur Vos Musical e infine in violata integra e casta. La celebrazione dell'Early Music Day è proseguita poi con il concerto per violoncello e archi in sol maggiore di Nicola Antonio Porpora nell'esecuzione di Catherine Jones e dell'ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano De Micheli.